Ciao ciao a tutti ragazzi, mi arrivano un sacco di commenti di voi che mi dite che sono magrissima, ma sono anoressica? In questo video ne parliamo. Adesso leggerò qualche commento in cui mi avete detto che sono magra. Il primo commento: oddio, ma sei secchissima, cosa sono quelle gambe, se si possono chiamare così? Cioè, non è un'offesa, ma porco due se sei magra. Allora, ragazzi, innanzitutto dire non è un'offesa oppure senza offesa, cioè, è in pratica il segno che ci sta un'offesa. Cioè, senza offesa sei così, porco due sei magrissima. Cioè, mi dà fastidio quando la gente dice sempre senza offesa e poi fa una grandissima offesa. E adesso il prossimo commento. Sei anoressica? Non è per prenderti in giro, è solo per sapere. Il prossimo. Troppo magra non è una critica del video. Poi il prossimo ancora. Sei troppo magra? E ancora, non pensi di essere troppo magra? E ragazzi, questi erano solo alcuni commenti, finiamola qui. E comunque, allora, se io fossi una ragazza molto robusta, facciamo il contrario, invece di essere magra sono molto robusta, cioè mica sarebbe giusto dire a questa ragazza sei grassissima, guarda quanto mangi, devi mangiare di meno, cioè vi sembrerebbe giusto? Cioè, solo perché sei magrissima non devi offendere quella persona, cioè non devi offendere nessuno, magra, robusta, bellissima, brutta, così in generale. Poi ci sono tanti altri commenti pure dove certi mi dicono cosa mangi in un giorno, puoi fare un video di cosa mangi in un giorno, però ragazzi, cioè non pensate a cosa mangiate in un giorno, mangiate e basta, cioè non esagerate, però mangiate normalmente, neanche, nel senso non esagerate all'inverso. Dovete mangiare la giusta quantità di cibo. Poi bisogna anche mangiare in modo salutare, però senza pensare troppo a cosa mangi ogni giorno. E quindi per rispondere alla domanda se sono anoressica o no, la risposta è no. Perché ragazzi, io mangio di tutto e di più. Mangio la pizza, due gelati ogni volta che esco, Nutella, anche pasta in quantità, di tutto. E di più, anche la frutta ovviamente. Oh, vabbè, mangio tantissimo, però rimango così perché questa è la mia costituzione. Mia madre da giovanissima era molto magrissima, cioè era magrissima come me, forse anche più di me. Anche mio padre uguale a mia madre, e quindi è normale che sia così magra. E ragazzi, mi dispiace che mi scrivete sempre questi commenti dove mi chiedete cosa mangio al giorno e cose così, perché non dovete essere come me solo perché sono magra, ma cioè perché io sono fatta così per costituzione. Voi dovete credere in voi stessi e piacervi come siete. E ragazzi, cercate di non offendere nessuno, bassa, alta, magra o grassa, o anche bella o brutta in generale. Perché le persone che offendono sono persone insicure, infelici, che non credono in se stesse e soprattutto invidiose. Quindi cercate di non essere invidiosi o infelici. Siate contenti, felici e non buttate, cercate di non buttare giù nessuno. Perché le persone felici e non invidiose non offendono mai nessuno. E ragazzi, spero tantissimo che vi sia piaciuto questo video e se vi è piaciuto ricordatevi di mettere tantissimi like e se volete di iscrivervi a questo canale. E adesso incominciamo con i saluti. Allora, ciao Ludovica Vulpiani, ciao Sara, ciao Chiara Federico, ciao Emma, ciao Nora Ciano, ciao Beatrice, ciao Antonio, ciao Melissa, ciao Noemi, ciao Kate Gymnastic, ciao Aurora. Ciao Sasi Ambro, ciao Anna, ciao Davide, ciao Maria, ciao Vincenza, ciao Lolli, ciao Veronica, ciao Teo, ciao Matilde, ciao Clea e ciao Jack Fanta. E va bene ragazzi, ricordatevi di iscrivervi a questo canale
perché quest'estate ci saranno un sacco di video fantastici. Alla prossima, ragazzi. Ciao ciao!